C'è un proverbio decisamente pessimista che dice: se vendessi candele, il sole non tramonterebbe mai. A quanto pare invece oggi col meteo abbiamo avuto fortuna. Il sole splende alto nel cielo azzurro, non c'è nemmeno l'ombra di una nuvola e una piacevole brezza rinfresca l'aria del pomeriggio. Il tempo è perfetto per giocare una partita di pallone e, come detto, non c'è neanche bisogno delle candele. Questo è un palcoscenico veramente impressionante, prepariamoci ad assistere a uno spettacolo indimenticabile. Si schiereranno con un centrocampo con tre mediani e un attacco con altrettante punte. È il modulo di base del calcio totale. Il suo sviluppo di gioco è in grado di fornire un buon equilibrio di squadra, ma allo stesso tempo anche un'elevata possibilità di soluzioni offensive. È una scelta interessante da parte del tecnico, perché serve un costante movimento da parte di tutti. Concentrati e la partita ha inizio. Sulla fascia è libero. Salta e colpisce di testa. Il Valencia segna un gol capolavoro. Niente da fare per la difesa, che ha provato in tutti i modi ad arginarlo, senza successo però. Un pessimo cliente per qualsiasi difesa, l'ha appena dimostrato. Hanno provato a ostacolarlo in tutti i modi, ma lui si è liberato di prepotenza. Gran gol. Passeggio. Riceve la palla. Jonsen! Ha segnato! E questo gol dà loro ancora maggiore sicurezza. Hanno trasformato una situazione difensiva in un contropiede in pochissimi secondi. Veramente un'ottima giocata. Jonsen, questo gol è portato la sua prima stagionale a 7 punti. Gran peccato. La conclusione è uscita. Peccato, almeno avrebbe potuto. Riceve un altro, colpisce. Non si fermano più, ancora a segno. Vantaggio di tre reti e potrebbe anche essere il gol della sicurezza. Qui ha mostrato tutta la sua tecnica, Fabio. Gli arriva la palla e lui sa come domarla, per poi metterla alle spalle del portiere. Colpisce il pallone e il pallone finisce in rete. C'erano troppi giocatori sulla traiettoria. L'estremo difensore ha visto la palla troppo tardi, non poteva arrivarci, Fabio.
lungo pallone in avanti. Primo tempo che finisce qui. Il vantaggio di due reti è meritato, direi. Finora hanno utilizzato un piano di gioco molto ordinato e se dovessero continuare così il margine attuale potrebbe aumentare. Partiti e speriamo che questo secondo tempo. L'incentivo fa buona guardia Durati. Sinclair. Vediamo se chance per tirare. Tiro davvero da dimenticare. Ottimo intervento. Ha fischio. Eccolo il triplice fischio. Il fischio che determina la fine della gara. Giocatori al settimo cielo e anche tifosi hanno vinto la partita con una prestazione davvero convincente, anche al di là del risultato. Eccoci qua, Luca. Allora, qual è la tua opinione sulla gara? Hanno costretto subito l'avversario ad inseguire e questo sappiamo quanto conta dal punto di vista.